Buonasera mister, Ciao. senta, la sua Inter in questo periodo ci ha abituati davvero molto bene, sia in termini di risultati che di gol. Questa sera in particolare che cosa è mancato secondo lei? Ma io penso che a tutte e due le squadre sia mancata un pochettino di brillantezza. Gli altri due derby chiaramente a livello di gioco erano stati più spettacolari, però insomma siamo avanti con la stagione, la posta in palio è alta perché significa fare una finale, quindi le due squadre, insomma, erano un po' bloccate. La nota lieta è che ha ritrovato l'organico al completo. Sì, adesso fortunatamente, incrociando le dita, abbiamo recuperato anche Gossens e Correa, che possono essere due alternative molto importanti per il girone di ritorno. Paradosso che si fermano un po' le squadre in alta classifica, mentre le squadre che devono salvarsi stanno dando risposte importanti. La sfida di venerdì contro la Salernitana come sarà? Sarà una sfida chiaramente importante per noi, dovremo essere bravi in questi 2 giorni e mezzo che mancano a recuperare forze fisiche e soprattutto mentali. Prego. Le faccio fare l'ultima domanda da studio. Sì, buonasera mister. Mi è venuta fuori questa Ciao. sera una partita tra due squadre che hanno pensato forse più in questo momento a non subire, a non concedere niente all'avversario, sapendo che poi la gara si deve giocare su 180 minuti e che tra un mese e mezzo può venire fuori una gara completamente diversa. Io ho visto comunque due aspetti positivi questa sera, il fatto di, appunto, di tenere ancora tutto aperto sulla gara di ritorno che si giocherà tra un mese e mezzo e poi aver ritrovato di nuovo in campo due magari pedine fondamentali, altri due giocatori che potrebbero essere importanti da qui alla fine come Correa e Gosens. Ma penso di sì, adesso insomma mancano 2 mesi, saranno molto, molto, molto intensi, abbiamo tantissime partite ancora da fare e poi insomma sono contento del rientro di Correa e Gonsen, si stanno allenando da quasi tutta la settimana a pieno regime e li stiamo aspettando e hanno dimostrato già stasera a giocare insomma un pezzettino di semifinale di Coppa Italia è stato molto molto importante. Grazie mister e buon Grazie a lavoro. voi, buona serata.